Buonasera a tutti, eccoci di nuovo insieme, stesso discorso, mascherina, prima questa e poi quest'altra sopra, le mascherine ora sono d'obbligo, eccoci, si parte con la nostra seconda puntata, quindi il biliardo parla e non soltanto mentre giochiamo, il biliardo è una cosa che noi ce la portiamo sempre dentro di noi, quindi il biliardo ci parla anche se siamo a casa. A me, per esempio, quando ho visto il video, il biliardo mi ha detto che questa cosa così con le mani che facevo in continuazione, insomma, ho fatto anche una cattiva pubblicità al posto, al locale, sembrava che eravamo a meno due a fare questo video, io e Dex, che il poverino era anche a maniche corte, quindi immaginavo, non era solo io che ci avevo forse un po' troppa tensione, oggi lo farò meno. E poi mi stavo sempre a mettere a toccare capelli, il biliardo mi ha detto, ma a casa non ce l'hai magari un elastico, un gommino, che me lo sono messo, che oggi almeno queste due cose non le dovrei fare. Quindi siamo insieme, stessa cosa, ora presenteremo Tex, l'allievo ideale, e iniziamo con questo secondo video. E potrebbe darsi anche che in futuro invitiamo qualche giocatore. Per esempio, l'altra volta Mario il Papini mi ha detto che verrà volentieri, lui è stato quello che ci ha aiutato a fare, grazie a Johnny Walker, grande tecnico, che ha messo insieme un video veramente difficile da mettere insieme i pezzi, perché io ve l'avrei fatto vedere com'era questo video originale. È riuscito e so che vi è piaciuto, è stata una bella cosa, ricordi importanti, si parla di 50 anni fa, ecco. Quindi allora presentiamo subito Tex, perché sennò poi i minuti passano. Vieni Tex, ecco l'allievo ideale. L'allievo ideale che io ho sempre, poverino, la stessa stecca, io ho la mia, Antonello Cittadino, e invece lui qui, vedete che lavori. Stasera c'ha una, cos'è questa? È un Ares, una Daniel Lopez dell'Ares, lui solo ultimi tipi, ultime uscite, non le vuole quelle che non sono le ultime. E c'è Natal, non va bene per la scuola del biliardo, sai, Cioè dovresti avere una stecca e giocare sempre con quella, così ne cambi troppe. Però siccome lui ha una grande passione, a proposito, non ti ho dato nemmeno la possibilità di salutare. Buonasera a tutti. Grande. Sei già famoso, te non so se lo sai, ma a me mi hanno detto, guarda, faccio notare che si è fatto i capelli a modino stamattina, perché l'altra volta ce l'aveva un po' troppo. Allora, velocemente, questa è una sorpresa per te, non tanto positiva. È andata a giocare Tex la prova istituzionale, io sono andato a vederlo giocare, perché nel senso, ora è chiaro che chi è un istruttore non è che può seguire tutti gli allievi. Però ecco, sono sicuro che all'allievo gli fa piacere se l'istruttore vede una partita che lui gioca, cioè che se lo segue. Ecco, io per esempio sono sicuro, so che Alberto Putignano è un amico e lui lo fa questo, lo fa con gli allievi. Quindi bravo Alberto, continua così, anzi ancora di più. Io mi sono ritrovato a vedere Tex a questo torneo, quindi velocemente vi volevo dire, davanti a lui che non lo sa ancora, due o tre cose che sono successe in questa partita. Guarda, io lascio un attimo la stecca perché mi servono le mani libere. Allora, devo andare un po' più piano perché giustamente Johnny, il tecnico, se no non riesce a seguirmi nelle cose. Te per la prima volta senti stasera che io ti brontolo su qualcosa dell'altra sera. Ti faccio i complimenti perché hai giocato bene. Bravo, mi sei piaciuto come sei stato sul biliardo, anche se hai perso, come ti sei comportato. Bravo, ti faccio i complimenti. Però se devo fare un paio di appunti, te li faccio qui che sentano tutti. La prima partita, lui giocava contro un giocatore che si chiama Michele Greco, nelle seconde categorie, nella prova istituzionale, che è più forte di lui. È già forse una prima categoria, anche se è nelle seconde, quindi lui c'aveva una partita, la partita si può vincere con tutti, però ecco, bisogna anche riconoscere i meriti all'avversario. Nella prima partita a Tex gli capita subito una biglia tipo questa, simile a questa, una steola di pallino che gli ha fatto l'avversario, batte la biglia gialla, lui era impallato così, ha tirato, all'inizio della partita ha tirato di una, te lo ricordi?
ha tirato di una, ha fatto un doppio errore. Lui ha pensato che il biliardo nuovo entra, capito? Entra quando si tira un traversino, entra, e quindi si è tenuto dalla parte di qua. Invece, siccome lui l'ha tirato veloce, anche il nuovo, se lo tiri veloce, se lo tiri piano, è come se tu gli dessi un pelo di effetto buono, ma se lo tiri veloce invece è il contrario, ti rimbalza. Infatti ha lasciato la biglia proprio dalla parte, in Toscana si dice, dei pioppi, non ho mai capito perché, e ha bevuto da qui, quindi ha regalato quasi la partita, è rimasta a 38. La seconda ha avuto una grandissima reazione, ha lasciato l'avversario a 26, 70-26, e sono andati 1-1. E lì ti faccio complimenti davanti a tutti per come hai giocato la seconda partita. La terza partita purtroppo è successa una cosa strana, che ecco perché lo sto raccontando. Cerco di andare veloce, d'altra parte sono cose importanti. La partita è lì, sono 50 pari. L'avversario sbaglia biglia. Ora le biglie non servono più perché ora sono concetti parlati. L'avversario sbaglia biglia. L'arbitro se ne accorge e chiaramente dà 2 biglia libera a Tex. Tex, che è un buono per natura, è una persona... È vero, Tex? Penso di sì, sì. Quelli che mi conosco. È un buono. E lui cosa ha fatto? Lui praticamente ha messo la palla sull'acchito, ha tirato quest'acchito, ha sbagliato nettamente, l'ha battuta quasi nella sponda lunga e ha perso la partita. Anche poi per meriti dell'avversario. Stavo per strusciare le mani, visto? No, perché non è ancora freddo. Quindi... Poi è venuto fuori, ero fuori a guardare la partita, è venuto fuori, ecco una perpetua infanzia biliardistica con pannolini e scarpine di lana. Si è messo il pannolino, si è messo le scarpine di lana, è uscito fuori e ha detto a me e a quell'altri due che c'erano accanto: ho sbagliato l'acchito perché il direttore di gara, quando è uscito, ha sbatacchiato la porta. Effettivamente è vero, mentre lui tirava, il direttore di gara, all'arbitro, è uscito e ha chiuso la porta forte. Però non è che lui, se l'avesse chiusa e lui non aveva ancora tirato, dovevi aspettare, ti rialzavi e tiravi dopo. Se invece l'ha chiusa e te hai già tirato, lo capisci che non può essere quella la causa. No, non ho dato colpa alla... Sì, l'hai dato. L'ho detto perché è successo. L'hai detto. Allora, il biliardo che parla in questo momento, perché te devi costruire la pratica per imparare, vuol dire che non ti riesci, allora te lo segno io. Il biliardo in quel momento ti ha detto: Tex, non dare la colpa alla porta che si è chiusa, hai sbagliato la palla a mano, quindi devi, siccome sei un buono, devi, ma no ora subito, ragionarci, perché ti può ricapitare. Devi decidere, prendere una decisione riguardo a cosa succede se l'avversario sbaglia la biglia o no. Non devi dopo sentirti quasi in colpa se tiri a fare i birilli, se no allora era meglio se andavi dietro alla tua natura e tiravi una difesa, anche se non è giusto, perché il regolamento FIBIS ha messo una regola e ha detto che quello è un fallo. Ma se te ti senti, devi fare quello che ti senti, devi andare in una direzione, però devi essere deciso nella decisione che prendi, devi essere deciso, sicuro. Se ti ricapita, o tiri la difesa e non ti interessa cosa ti diranno le persone dopo, oppure tiri a fare i punti, ma seriamente, perché lui ha commesso un fallo. La FIBIS, hai capito? Questa è la cosa che devi fare, non dare la colpa al direttore. Tanto tutte le volte succederà che qualcuno chiude una porta o faccia qualcosa o ti passano davanti sul tiro. Sono stato troppo invasivo? No, va benissimo. Ti ha dato un po' noia questa cosa? No. Va bene. Metto da te no. Quindi andiamo avanti. Allora stasera, ora ci scambiamo un attimo di posto. Il tecnico viene di qua, che stasera ho preparato questa, ecco, nella lavagna. Bisogna correre, bisogna correre perché i tempi sono... Allora, questo c'ho anche scritto, almeno così. Esercizi per far emergere le caratteristiche personali. In questo caso le tue, ma chiunque le fa, gli emergano a lui. Sono 4 disegnini, qui tutta roba artigianale, ci abbiamo messo delle calamite, ci ho scritto delle cose.
Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo, Tex, è far partire una biglia in una direzione senza effetto e farla arrivare in un punto voluto da noi. Quindi siamo al primo punto. La biglia parte in una direzione senza effetto. L'effetto verrà fuori la prossima volta. Gli errori che si possano fare, le possibilità possano essere: 1. Possibilità, effetto non voluto a destra o a sinistra. Seconda possibilità, arrivo in un punto diverso spostato a destra o a sinistra. Quindi l'errore che puoi fare è andare a destra o a sinistra rispetto alla mira e non diamo colpa all'effetto perché ancora non c'è. Qui si sta parlando di movimento, impostazione, mira e tiro. E effetto non voluto perché te vuoi tirare nel centro perfetto della palla senza effetto. Risultato finale per Tex. Dopo lo scriveremo qui. Al posto di Tex ci potete mettere tutti il vostro nome. E dopo che avete fatto questi 4 test, che io ne avrei potuti mettere molti di più, chi mi conosce in questi anni, abbiamo fatto tanti test in giro, sono venute fuori delle belle caratteristiche che poi abbiamo visto insieme, perché solo a quel punto un istruttore può dire fermo, dai effetto a destra, oppure lo dai a sinistra che non lo potresti dare, allora andiamo a toccare, ritoccare eventualmente una impostazione. Perché se te tiri dritto o comunque sei sicuro, miri bene, non dai l'effetto, se questa impostazione tua è naturale, per quale motivo io te la dovrei cambiare per farti stare male se te stai bene sul biliardo in quella posizione? Quindi occhio a cambiare le impostazioni ai giocatori. Partiamo con il primo, è sempre lo stesso, ma l'altra volta mi hai un po' fregato. Ci ho scritto dei nomi, me li sono inventati io. Il rimpallo bello. Perché? Perché di solito il rimpallo tanto bello non è. Quando si prende un rimpallo si soffre, no? Invece il rimpallo bello, perché se lo prendi qui hai fatto, diciamo, un bel lavoro. Quindi proviamo in base all'ora. Questa volta lo sai, fermo. Ricordati in testa. La palla deve seguitare. Senza effetto cercare di prendere palla piena. Se lo fai, rimpallerai più avanti possibile. Se non rimpalli, andiamo ad analizzare quello che succede. Dai tempo al tecnico di far vedere il tiro. In questo momento, Johnny, non importa tanto che lo inquadri gli occhi. Facciamolo. Aspetta, anch'io ti devo guardare. Perché? Aspetta, perché? Primo perché ti faccio apposta soffrire un po' dolori e se c'è un'impostazione che non va bene, non ci stai bene sulla posizione. Chi sta male sulla posizione, l'impostazione non l'ha tanto naturale. E poi perché voglio vedere se eventualmente l'effetto, se dopo ti partisse non si sa, se glielo stai già dando nel momento che scarichi oppure se glielo dai dopo nella scaricata. Però questa è una cosa che guardo io. Vai, quando ti pare puoi tirare. Lascia stare, tocca niente, eh? Allora, non pensare, ma no perché sei scemo, anzi tutt'altro, non pensare, nel senso, questo non è un esercizio per farti migliorare, ritira uguale, vai naturale, perché ora se no, siccome l'hai presa a destra, ti viene da prenderla un po' più a te, vai naturale, ne tiri un paio naturali, però ti voglio cambiare il colore, quella va bene, perché questa è quella che stava correndo, questa è la tua, hai smezzato a destra, la biglia è venuta verso destra, guarda, lo faccio vedere qui, Johnny, qui, hai smezzato a destra, la biglia è venuta verso destra, però ha proseguito, l'effetto non c'era, non voluto, sei andato soltanto a destra rispetto a quello che volevi fare. Secondo tiro per Tex, le palle sono belle pulite, belle nuove, mettiti preciso, qui sul punto, aspettami che ti devo guardare. Eccolo, bravo. Allora, hai preso il rimpallo, non sei riuscito,
perché non ci guardavi, e non è facile guardare tutto, a vedere i pallini rossi che ci hanno messo per aiutarci a vedere queste cose, nel tratto che la tua vita è da qui, i pallini rossi andrebbero visti, non è facile, però se non li guardi mai, non li vedrai mai. Così lo vedi già se stanno girando. Ma questo seguito manca sempre. Hai rimpallato, sei stato bravo, però fai fatica ad andare avanti. Cosa vuol dire? Siccome ci stai mirando in testa, lo vedo che ci stai mirando, per forza di cose scendi leggermente con il cuoietto. Guarda che basta poco per non seguitare. Scendi leggermente, perché nel momento del tiro ci sono tante cose che andrebbero fatte. Controllare senza effetto, non scendere, non andare troppo in alto perché sennò allora stecchi. Tutte queste cose non è facile accorgersene. Ecco perché noi facciamo questi esercizi, per tirare fuori queste caratteristiche. Comunque ne hai tirati un paio. Sei andato a destra, la seconda hai rimpallato, bravo. Hai steccato bene, vabbè, non voglio dire se hai impostato bene o male, perché non mi interessa, non è che si va a fare noi una sfilata di moda. L'importante è che tu stia bene, te. Sì, sì. E andiamo al secondo. Al secondo è nuovo, non l'hai ancora fatto mai. C'ho scritto, passo dietro, ma sono felice. Devi essere felice. Senza cogliere palle. Sì, perché di solito quando si passa dietro alla biglia, te ti succede spesso, quando si passa dietro alla biglia, per esempio su un 2 al volo, no? Che quando ci passa precisa, ci si passa sempre dietro. Però non siamo felici, no. Perché in questo caso se ce la fai, sei felice, perché il test è diciamo valido. Intanto preparati nel centro. Allora, Johnny, guardami qui. La biglia la metto non proprio a costo, così. Questo è un esercizio, comunque la biglia ci passa, se ora io la levo, ci passa dietro se tiriamo forte. È un esercizio per i più bravi questo. Ma noi non vogliamo fare una cosa difficilissima. Io un pochino la stacco, un paio così, ecco, un pochino, mezzo centimetro così, io la stacco. Lui è bello comodo, è bello tranquillo, quindi la palla deve passare dietro. Ma piano o veloce? Molto veloce, in testa, come ora, senza effetto. Io mi metto sempre davanti perché voglio vedere come stecchi. Devi passare dietro alla biglia senza prenderla. Di calcio. Io l'ho staccata, quindi ci passa. Tira forte, senza effetto. Fermo, non tocca a niente. Ti vedo, sa che vuoi sempre andare a cercare le palline, ma non ti prendo. No, le palline le lasciate stare. Allora, no, questa a differenza dell'altro, anche se ha parlato il test. Perché ha parlato? Perché la palla stacca bene. Quindi lui, Tex, qui ci deve passare dietro con facilità. Ma perché non ci è passato dietro con facilità? Perché io, cosa ha fatto lui? Lo rimetto uguale, che stacca poco. Cosa aveva fatto nel rimpallo bello? Era andato a destra. Quindi può darsi che in lui emerga una caratteristica ad andare leggermente a destra. In questo tiro il biliardo avrebbe parlato confermandola questa cosa, perché ha preso prima la sponda. Non è passato dietro, ma ha preso prima la sponda e poi la biglia. Quindi continuiamo. Riprova. Mira un pochino più a sinistra, perché sennò tende a andare leggermente a destra, quindi un po' più in avanti. Forte, senza effetto. Bravo, non tocca niente. La corsa della biglia gialla del nostro Tex, che è passato dietro alla biglia, ha fatto un percorso. Eccolo qui. Questo è il percorso. Avrebbe fatto il brillo rosso. Ce lo mettiamo. Ora ti metti lì. Guarda, controlla che non ti diano niente. Io non voglio passare davanti alla telecamera di Johnny, se no mi brontola come ha fatto l'altra volta. Sarà meglio che tu ti giri, perché ora devi tirare di qua. Allora, grande Tex. Qui ora, stessa distanza. Lo vedete? Si passa bene, eh? Vai,
Forte, anche più forte, senza effetto. E là. Riproviamo. Riproviamo. Non ci sta, eh? Vai. Allora, non pensi perché la prima l'hai presa di sponda fine, questa l'hai presa di sponda ancora più grossa, quindi non stai pensando. Perché... ho pensato sbagliato, no, ho pensato di spostarmi un pelino che l'ho presa di prima. E quindi, allora, cosa sta dicendo il biliardo? Che hai pensato male. Sì. Perché se l'hai presa di sponda... Hai saltato troppo... Ascoltami, se te l'hai presa di sponda... di sponda la prima volta a fine e la seconda volta l'hai presa di sponda ancora di più, hai pensato male. Sì. Quindi pensa bene e mira un pochino più in su. Vai. Forte, eh? Questa volta l'hai presa sempre di sponda più fine. Dovreste notare la faccia che fa Tex, perché è importantissimo. Ormai ora non l'ha fatto quel viso che fa sempre, lo fa sempre quando sbaglia tutti i tiri, è un viso che parla ora, ormai lo fa anche quando gioca, lo fa l'avversario. Se ti vede fare quei visi, quando io correvo in bicicletta, se andavo in salita tutte e due a tutta, lo guardavi quello accanto, vedevi che faccia faceva finta di essere tranquillo, magari non ci si faceva più. Perché se vedevi uno che proprio non ce la fa più, ti veniva la forza di... Se invece lo vedevi proprio tranquillo, dici, porca miseria, ma lui fatica, ma non la dura. Quindi qui è uguale, se te ti fai vedere tutto malconcio, disperato, l'avversario lo vede. Concentrato, se sbagli non importa, siamo qui a fare dei test. Vai. Eccoci, allora, Tex non riesce, glielo facciamo fare l'ultima volta, però 4 volte sono più che sufficienti, non riesce a mirare più verso la palla, cioè non ce la fa, perché gliel'abbiamo detto, lui l'ha sentito, 4 volte la palla che stacca così, l'ha presa sempre di sponda, vuol dire che lui non riesce a capire che deve mirare quasi a prenderla di prima questa palla. Ora che gliel'abbiamo detto, lui lo farà, ma quando va alla gara non c'è nessuno che glielo dice, quindi questa è già una dimostrazione che se non gli si diceva niente, lui poteva 48 volte continuare a prendere questa palla di sponda. Cosa vuol dire? Che lui va nel pallone, nel famoso pallone, il biliardo gli dice: Tex, vai nel pallone, fermati, non lo so, levati una scarpa, fai qualcosa di strano per non per uscire da questa cosa che ti sta succedendo. Riproviamo. L'errore, prendila di prima piuttosto, ma non la puoi prendere per 4 volte consecutive sempre di sponda, vuol dire che non pensi. Proviamo l'ultima volta, anche se la tocca non importa, tanto voi da casa l'importante è che avete capito. Niente. Allora l'ha presa per la quinta volta consecutiva di sponda. È importantissimo questa cosa, perché anche se questo esercizio noi ora glielo facciamo fare più facile, guarda, inquadrami un attimo Johnny, guarda come glielo facciamo fare ora, così ci passa per forza dietro la biglia, così ci passa per forza, glielo facciamo fare così perché per noi è importante che questa biglia passi dietro all'altra per vedere il percorso che fa, e dopo ne riparliamo un attimo insieme. Vai, ora ci passa per forza, quindi vai tranquillo e tira forte senza effetto. Ecco, guardiamo il percorso della biglia, eccolo qui. Allora, bravo Tex, vedi?
cosa ha dimostrato il biliardo? Cosa ti ha detto ora? Ti ha detto, anche se non ti entra nella testa, ma è facile, è chiaro, tutti da casa lo vedono, perché negli altri si vede meglio cosa dice il biliardo, è difficile capirlo in noi stessi. Ti ha detto che vai nel pallone, cioè se si continuava a mettere quella biglia staccata, te non si, 5 volte sempre di sponda l'hai presa, capisci? Non hai cambiato niente nella mira, se no la potevi prendere una volta di sponda, una volta di prima, un'altra volta di sponda, invece sempre di sponda, cioè non hai mirato più avanti. Ora, se te capisci questa cosa, ti metti lì, ci passi subito dietro, ma ti devi sbloccare, non, questo ti succede per forza alla gara, non ti riesci a sbloccarti di qualche cosa che ti succede, che possano essere tantissime le cose tipo quella. Ora, a noi non ce ne frega, è una bischierata, stiamo giocando, stiamo scherzando, però è già una dimostrazione che ti fa capire che tendi ad andare nel pallone, e questa cosa non ti succede solo nel biliardo, eh? Pensaci bene, vedrai che ti succede anche in altre cose. Però il nostro obiettivo, Tex, non era quello di mandarti nel pallone, era quello di farlo tirare un tiro senza effetto, che è obbligato a passare dietro a una biglia nello stesso percorso. Vedi, passo dietro ma sono felice, te non eri felice perché non ci sei, vieni via accanto a me, ah no, troppo non si può, ragione, non eri felice perché non sei passato dietro, ti ho visto che non eri tanto felice, ora sei già più felice rispetto a prima. Ma l'obiettivo poi era uno scherzo, era, sei stato bravo, perché? Perché hai fatto passare la biglia, hai fatto fare tutte e due le volte il percorso identico alla biglia. Questo è un tiro che basta dare un piccolo effetto non voluto, se per esempio è a destra, di qua ti viene una specie di garuffa, di là ti vengono due percorsi diversi. Ecco, a casa, se lo provate, è un esercizio che vengono due percorsi diversi a passare dietro a una biglia. Andiamo veloce, Tex, perché se no non ce la facciamo. Aiutami. Metti la biglia nella direzione 20-20 qui, con la stecca. Questo, mentre lui fa questo, Johnny, inquadrami qui. Questo è il test del 20. Una biglia è nella linea 20-20 e l'altra parte da qui e deve tirare nell'11. È un 2 al volo. Metto la biglia nell'11, così. Metto il birillo, scusa, nell'11, così. Tex, la devi mettere da 20, da 20 la tua, partenza 20. Guardalo bene. Da 20 devi tirare nell'11. Un 2 al volo. Mentre te fai questo, io guardo come... Aspetta, La metto io. Mentre te fai questo, tira un 2 al volo tranquillamente, come se tu fossi in gara. Bravo la forza, bravo la steccata, bravo tutto. Hai fatto anche la copertura. Non è facile, perché questo biliardo non corre tanto. Tirane un altro. Metti lo stesso tiro da 20. Da casa lo potete fare tranquillamente. Questa è nella linea 20-20. Che gli passi, come se è nel disegno, avete visto, che gli passi laterale. Calma, Vai, cerca di fare un tiro uguale a quello di prima. Bravo, quindi l'hai fatta una in un modo, una leggermente nell'altro, però hai tirato bene lo stesso, direi anche benissimo, tutte e due le volte hai ottenuto la copertura. Ora, te vai di là, perché tiriamo nell'11 ma dall'altra parte. Cioè nell'11 qui, io metto la biglia sempre 20-20 e te impostati mettendola, eccola, e te tira lo stesso tiro, ma no, con le dita, non ce l'avevi le dita così lì prima, non cambiare niente, non mi fregare, mettila tranquillo, la mano tranquillo, tira nell'11 uguale. E guardiamo cosa, come la prendi. Bravo. Anzi, qui ci partirebbe anche l'applauso, Tex, ti sei voluto rifare di prima che ci passavi di dietro. Allora, primo tiro ha fatto subito il rosso. Grande. Secondo tiro. Lo rimetto. Te rivai nell'11.
Partiamo con il secondo tiro. Quando vuoi, quando ti senti pronto, tira. Eccoci. Allora, non ci abbiamo tempo, Tex. Ascolta bene, eh? Non ci abbiamo tempo, bisogna andare veloci. Cosa serve questo test? Johnny, guardami per favore, test del 20. Allora, questa è una posizione fissa, sono due biglie in una posizione fissa. Abbiamo detto che questa c'è la linea 20-20 che gli passa di qua. L'altra palla parte dal 20, ecco perché sono tutti 20, si chiama test del 20, e tiri nell'11. Qui non si tratta di vedere se c'è un conteggio che va bene, che non va bene, si tratta solo di tirare un tiro. La stessa posizione noi dopo la mettiamo, la invertiamo, e sempre con le linee uguali, precise, e tiriamo nell'11 dall'altra parte. Perché questo? Perché se te hai una differenza di andare a destra, come si è detto, nella mira, oppure di far scappare un effetto a destra o a sinistra, ma non voluto, che te non vuoi, viene fuori. Perché anche se fosse un pelo a destra, per esempio, un pelo di effetto a destra, chiaramente quando tiri questo viene più stretto. Quando tiri l'altro, che tira la bianca, avete visto i bottoncini bellini qui? Quando tiri l'altro, se gli dai l'effetto a destra non voluto, chiaramente l'effetto a tenere viene largo. Infatti, anche qui, il biliardo sta parlando, perché ancora non è mai successo l'errore contrario a quello che hai fatto nel rimpallo bello, cioè di andare a destra. Quindi il fatto di andare leggermente a destra, di pochissimo, Tex, però è venuto fuori anche ora, perché la seconda che hai tirato da destra l'hai presa fine, manca poco, non la prendi, e hai tirato in una posizione bella comoda. Figuriamoci se ti facevo tirare con le dita così come l'avevi messa te. Quindi per ora, anche se non siamo ancora sicuri, risultato finale per Tex, è facile che ci sia scritto che Tex tende ad andare a destra nella mira e a volte con un pelo di effetto, ma pochissimo e ogni tanto. Per me è più importante che tu lavori sul fatto che vai nel pallone e ti blocchi a seconda di cosa succede nell'errore che fai. Vai troppo in confusione in quel momento lì, l'avversario ne può approfittare. Allora, l'ultimo test, eccolo lì, fammelo inquadramelo Johnny. Abbiamo una linea accanto a noi, è nostra amica. Spegni il telefono, è bello che in diretta succedano queste cose. La prossima volta fai come ho fatto io, metti, come si chiama? Ora ci mancherebbe anche che gli rispondi anche, però appoggialo lì. Qui ora sì che si è andato col telefono che ha suonato. La canzone era "È arrivato l'arrotino", non so se l'avete sentita, ma viene da toccati, ma non ci può. Allora, vieni. Questo, abbiamo una linea accanto a noi, però è nostra amica. Perché? Perché te ora tiri, dopo la vedrete davanti ai lì. Per ora accontentiamoci così. La biglia la metti che stacca pochino. Prova un po' a vedere se ci tiri o se ti dà noia alla lavagna. Solo l'impostazione, fammi vedere. Ci tiri, alzati. Allora, per ora questo si fa con una biglia sola, quindi questa roba ora la levo. Te devi tirare alla stessa distanza che è la biglia da lì, di qua. Te stai mirando col centro della palla, ma accanto a te c'è un'altra linea, che è quella della sponda. È tua amica, deve rimanere alla stessa distanza. Devi colpire nel punto tirando forte. Guardiamo cosa succede. Vai tranquillo, tira, senza effetto, forte, nello stesso punto, e controlla la linea accanto a te, che la biglia rimanga sempre alla stessa distanza. Vai. E là. Guarda dove siamo. Allora fermi. Voglio spezzare una lancia a favore di Tex. Questo è molto difficile. Proviamo il secondo. Stesso discorso. La linea amica, senza effetto, cerca di colpire lo stesso punto e quando ti pare tira. E là. Quindi ha fatto due tiri e qui
viene fuori o la caratteristica originale, o come in questo caso, tanto a me non mi frega, lui non mi può fregare perché ho fatto talmente tanti di questi test alle persone, o come in questo caso viene fuori il pensare troppo alla caratteristica, quindi lui in questo caso, per paura di andare a destra come di solito fa, è andato a sinistra. Resta il fatto che questa è veramente difficile. Ora lo metto dalla parte più importante, Tex, questa la vedano tutti, perché John intanto posizionerà la telecamera dritta dritta e quindi ti verranno sia come sei bello nell'impostazione, che ti sei fatto anche questi capelli oggi, complimenti al parrucchiere, e vedranno proprio cosa succede. E io anche insieme a loro, perché sono qui vicino, cerca di battere nello stesso punto e tenere la stessa distanza, quando vuoi puoi tirare. E là, fermo lì. Ce l'hai fatta a capire cosa sta succedendo? Hai visto? Hai battuto nella corta, dopo la palla dalla corta ha toccato la lunga. Pochino, però qui anche se è pochino viene fuori, perché questo è un esercizio fenomenale. Proviamone un altro. Johnny, ce la fai a far vedere questa cosa? Se no aspetta un gocciolino di più, Mettiti tranquillo, senza effetto, e quando ti pare, vai. Ed eccolo, stessa cosa, fermo. Allora, Tex, vediamo qui. Abbiamo finito le nostre, mettiti un pochino più in là, io prendo un pennarello. Risultato finale per Tex. Noi qui ci dobbiamo scrivere cosa? Sei andato a destra? Sei andato a sinistra, ma a sinistra ci sei andato perché ci stai pensando. Sei andato nel pallone quando tiravi il tiro che non ci passavi dietro. Se ci pensi, ascolti il biliardo che te lo dice, ti rendi conto che è vero che senti questa cosa, che sei nel pallone, lo senti, non puoi dire che non lo senti, e questa cosa ci devi lavorare, non andandoci più, ci devi andare, migliorare, che ogni volta che ti succede devi dire: eccomi, ora sono nel pallone. Eccomi, biliardo, hai ragione, guarda, sono nel pallone e non riesco a uscirci. Perché non ce la fai con le tue forze. Non è semplice almeno. Te non devi non andarci più, semplicemente accorgertene quando ci sei. Eccomi, sono nel pallone. Io ti guardo se ci sono, a vedere, ti faccio l'occhiolino, te me lo fai, siamo nel pallone, va bene. Ascolta, allora, importante capire questo. L'ultimo esercizio, che l'ho messo in ultimo apposta, anche se ci siamo dilungati un po' troppo, però è importante, perché l'ultimo esercizio, perché ho scritto abbiamo una linea accanto a noi e nostra amica, è un esercizio molto difficile da fare. Facendolo può migliorare un'eventuale caratteristica. Se riusciamo a fare questo, vuol dire che non diamo effetto e vuol dire che la biglia va dritta. Quindi migliora la situazione, la migliora tantissimo. Quindi fate l'esercizio a casa, che quando ci si incontra a giro per le gare mi dite come sta andando, facendo attenzione. E la linea accanto, perché è nostra amica? Perché quando noi miriamo i tiri, senti com'è importante questa cosa, miriamo i tiri su una palla, un giro di primo, sulla palla piena, ci abbiamo la mira sulla palla. Ma quando tiriamo una sventaglina, un tiro dove prendiamo la palla scarsa, noi miriamo fuori dalla palla, quindi il bordo esterno, che è una cosa che mi disse la prima volta un grande amico, si chiama Paolo Martini, mi parlò di questo bordo esterno, cioè il bordo esterno è il punto che va a colpire realmente sull'altra biglia, non è quello dove stai mirando. Perché questa linea è tua amica? Perché questo esercizio ti inizia a far vedere due linee, una quella che stai mirando sulla stecca e una questa che con la coda dell'occhio vedi che è quella sul bordo esterno. Di qua lavora l'occhio destro e di qua lavora l'occhio sinistro, a cercare di vedere tutte e due le linee. Vieni qui. Scusate, ci siamo dilungati. Stavo strusciando le mani. Ci siamo dilungati proprio perché non si può. Perché se no ti abbraccerei. Da quanto sei proprio l'allievo ideale. Ma ideale in tutti i sensi, Sei contento di quello che si è detto oggi? Ti torna il biliardo, la gara, gli errori che hai fatto? Torna tutto. Vuoi salutare? Vuoi dire qualcosa? No. Va bene così.
Come sei? Che sei andato un po' nel palo nell'iglio? Allora sono tranquillo. Grande, grande. Allora ci si vede alla prossima. Un saluto a tutti. Da Johnny, da Tex e da me. E dal Ghost. E dal fantasma, che è sempre con noi. Arriverà, arriverà. Arrivederci. Ciao.